Il Nobel per la letteratura allo scrittore norvegese Jon Fosse. Per l'Accademia le sue opere danno voce all'indicibile. Sorpreso ma non troppo. Scrivere qualcosa di cui ho bisogno, il suo commento. Il nuovo premio Nobel per la letteratura va al poeta e narratore norvegese Jon Fosse, noto soprattutto come drammaturgo apprezzato in tutto il mondo. Il servizio di Anna Frangione. I suoi lavori teatrali, portati in scena in tutto il mondo, a partire dalla sua Norvegia, raccontano la spietatezza dei conflitti e la precarietà della felicità. Danno voce all'indicibile, come ha argomentato l'Accademia svedese nel motivare il Nobel della letteratura a Jon Fosse. E lui, felice e sorpreso, ha subito commentato. Sarà come prima, ne sono sicuro. Scrivere è un modo di vivere. Ho cominciato quando avevo 12 anni, ora ne ho 64. Ho continuato a scrivere per molti anni, è qualcosa di cui ho bisogno. Una esigenza che lo accompagna da sempre, dai primi romanzi degli anni Ottanta, come Rosso, Nero, fino al recente monumentale Settology, sequenza di 7 volumi sulla condizione umana, e poi le opere per il teatro, come Sogno d'autunno, che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo, tanto da essere chiamato il Samuel Beckett del XXI secolo, come racconta chi lo ha conosciuto 20 anni fa. Nel teatro di Jon Fosse la lingua è una forza misteriosa, trascinante, che porta i personaggi in luoghi sconosciuti. Questo linguaggio quasi da virtuoso musicale ha liberato tantissimi autori nel loro processo. Con un linguaggio ipnotico insieme minimalista, Jon Fosse ha di fatto ispirato una generazione, anche se lui stesso non ha mai pensato in questi termini. Se hai un'urgenza di scrivere, allora vai avanti, altrimenti lascia perdere. Non si può scrivere perché si pensa che un giorno si otterrà il premio Nobel. In quel caso non lo si otterrebbe di certo. Bisogna scrivere perché lo si vuole.